Succede sempre più spesso. Sì, succede sempre più spesso, ma siamo vicini alla stazione, perciò sono tutti là e alla fine vengono a mangiare e poi succede. Sono giovani e incontrollabili. Alcune segnalazioni sono state fatte anche da noi o da altri residenti. Più volte si è segnalato problematiche anche con dei locali che, forse per colpa, forse non per colpa, diventano punto di aggregazione di fenomeni che non dovrebbero assolutamente esserci. Dalla negoziante all'albergatore, inevitabili le reazioni di chi lavora ogni giorno in via della GEP e via Trento dopo la maxi rissa di domenica scorsa, che ha visto coinvolti 15 ragazzi stranieri. In quell'episodio un 17enne era stato accoltellato, come raccontano le tante tracce di sangue ancora sull'asfalto. Proprio in merito a questo episodio gli investigatori stanno facendo passi avanti, analizzando il video che vi stiamo mostrando, per risalire all'identità di tutte le persone coinvolte nella violenza. Anche le immagini di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti, che hanno inoltre ascoltato le testimonianze di chi ha assistito alla rissa. Quello di domenica è uno dei tanti episodi violenti registrati nelle ultime settimane e anche la zona in cui è avvenuto il fatto è stata già teatro di episodi gravi. Per me sono ragazzi che hanno bisogno di aiuto. Ecco, e bisognerebbe formarli, non lasciarli così. È una buona zona. Succede, ma perché siamo in una zona vicino alla stazione dove sono tanti. Sì, è un ciclo che continua. Ora, io non do la colpa a nessuno di nessuna nazionalità, però questo genere di situazioni non aiuta in primis la città, in secundis i cittadini e in terzo tutte le attività economiche che sono insite qui, incluso quelle turistiche che chiaramente hanno anche un feedback negativo dal fatto di leggere che a Trieste la gente si accoltella a mezzo pomeriggio. Rapine, violenze e risse, una situazione a Trieste già degenerata e dopo l'ultimo episodio di Via della Geppa è sceso in campo il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Ho parlato col questore e ho parlato con il prefetto, devo dire che da questo punto di vista sono casi che ci preoccupano, però non dobbiamo generalizzare, dobbiamo preservare e scusate ovviamente se sto estremizzando, ma sono contento che ci sia una reazione generale a problemi di questo tipo. Perché? Perché vuol dire che fortunatamente abbiamo un territorio sicuro e la gente non si rassegna e non dà per scontato che queste cose possano avvenire.